Gian Nicolacione, ultima giornata del Comitato Nazionale di Radicali Italiani qui a Torre Argentina, il 29 luglio. E siamo in compagnia del presidente del Comitato Nazionale, Giulia Simi. Ci sono state delle fasi del dibattito abbastanza convulse, soprattutto quelle che hanno riguardato la discussione delle modifiche statutarie, che ha messo a dura prova Giulia. Adesso volevo sentire che, come diciamo, insomma, aveva preso la cosa, se era ancora in qualche modo spossata dalla fatica. Grazie, è sempre un piacere essere a questa Liberi.tv, è sempre un piacere, vi ringrazio moltissimo. Beh sì, è stata una dura prova, nel senso che sicuramente ho fatto degli errori che la prossima volta devo cercare di evitare. Ovviamente la presentazione di questa proposta di statuto aveva, non era altro che non aveva queste grandi modifiche fondamentali, eccetera, eccetera. C'era poi tutta la parte principale, introduttiva, come veniva chiamata, il preambolo, che effettivamente era un po' pesante, che quindi doveva essere eliminato. E sicuramente c'erano anche tensioni interne e probabilmente la discussione è andata oltre lo statuto. Dietro le righe c'era forse qualcosa più del cambiamento delle regole dello statuto. E quindi a questo punto ci sono state tante persone che si sono richiamati all'ordine dei lavori, a cui io ero ovviamente dovevo sentire, però probabilmente devo chiedere a tutte queste persone, ecco, questo è l'errore che credo che di aver fatto, tutte le volte che presentava un ordine dei lavori, di poi mandarmi per iscritto due righe del qual era la loro proposta, perché a un certo punto ho perso un po' il controllo della situazione. E anche da coloro che avevano presentato questo lavoro, che non è stata una cosa facile, quindi devo essere più apprezzata, perché non è facile risistemare, cioè anche se uno non fa grandi cambiamenti per poter sistemare lo statuto non è semplice. Cioè, non c'è stato nessuno riconoscimento, è stato visto spesso in modo negativo, invece di vedere persone che spesso lavorano in modo gratuito si sono ritrovate ore e ore a discutere su queste modifiche. Quindi la votazione finale non è stata molto, anche lì forse per colpa mia, comunque la votazione finale è stata quella di rimandare tutto al prossimo comitato. Mi è dispiaciuto, ovviamente io spero che le persone un pochino si calmino e non vedano dietro queste modifiche chissà che cosa, e spero che la prossima volta si possa discutere di queste modifiche che spesso e volentieri tentavano di mettere in sistemare, qua non sempre ci sono riusciti, però si poteva modificare con emendamenti, cercavano di sistemare lo statuto in modo da evitare tutte le contraddizioni, in più c'era la questione del sistema elettorale. Io questo penso e spero tanto di aver imparato qualcosa. Però chiaramente non solo io forse devo imparare qualcosa, probabilmente anche gli altri radicali devono imparare un pochino ad avere un comportamento più corretto, perché spesso e volentieri sento dire, è buffo, no? Anche tra i radicali si tende a dire mezze verità e questo è sbagliato, ecco, cioè cerchiamo di essere corretti, no? Qualcuno mi ha rimproverato, ti hai dato la parola anche ai deputati e ai consiglieri, no? Ecco. Non sanno, cioè, che i consiglieri e i deputati hanno diritto di voto, quindi bisognerebbe un pochino stare attenti quando si accusano, dopodiché non è detto che io non abbia fatto degli errori, però anche gli altri hanno fatto di tutto per aumentarmi. Ho capito perfettamente. E questo sì, per quanto riguardava un pochino la fase del dibattito sulla riforma statutaria. Per quanto riguarda un po' complessivamente questo comitato che si sta andando verso la chiusura, pensi insomma che ci sia stato un apporto politico importante, discussioni importanti? Come ti è sembrato? Sì, l'apporto politico mi sembra sia stato importante, cioè io credo che, ci sono due cose che vorrei dire. Da una parte c'è dal punto di vista politico,
Allora, dal punto di vista politico ovviamente c'è il tema della grande amnistia, dell'amnistia riforma strutturale, su cui io sono pienamente d'accordo, l'approccio pienamente Pannella e tutto ciò ed essere la battaglia prioritaria. Però io credo che accanto a questo, questa amnistia per la Repubblica, eccetera, cioè può darsi che io credo che ci debba essere posta con molta insistenza la questione europea, la questione europea, che quindi poi insieme all'illegalità dell'economia, cioè all'economia, all'illegalità, alle riforme istituzionali, che secondo me sono un po' tutto un insieme. Come direbbe spesso Alessandro Massari, questa è un'amnistia per la Repubblica, cioè cancelliamo il passato, gli errori, cioè la peste gialla, cioè cerchiamo di fare amnistia e ricominciamo veramente a tentare di legalizzare l'Italia, di far rispettare le leggi e di cambiare le leggi che non sono sbagliate. E quindi poi la questione della giustizia, quindi la questione dell'economia, il progetto di Michele De Lucia, la questione dell'abolizione del valore legale dei titoli di studio, cioè una rivoluzione culturale, sociale e politica del paese, altrimenti da questa crisi non ci si esce. Sì. E poi ecco, qual era l'altro punto che, perché erano due, la domanda com'era? Sull'apporto, diciamo, che questo comitato ha fornito, come ti era sembrato anche, diciamo, il tenore degli interventi, il tenore politico, insomma, questo qua era quello che ti avevo chiesto. Sì, mi sembra di sì, c'era un'altra idea, ma mi sta sfuggendo. Vabbè, vediamo se in corso torna. Quindi tu, Giulia, insomma, suggerisci in qualche modo di dare, oltre il peso, giusto ovviamente all'amnistia come evento strutturale, anche però a un sostegno riformatore, diciamo, di tutte le leggi che sono quelle che poi mandano anche in carcere. Esatto, perché credo poi, non so se ho mal interpretato il pensiero di Pannella, ma al limite mi butta giù da Torre Argentina, io credo che quando lui mi dice amnistia riforma strutturale, io dico sì, riforma strutturale, perché bisogna mettere in legalità il paese, dopodiché però bisogna accompagnarla con tutte le riforme, che non sono solo riforme sulla giustizia, la riforma sulle elezioni e eccetera, ecco questo io, cioè istituzionali e riforme economiche, rivedere anche la questione dei diritti, perché io sono ovviamente a favore dell'eutanasia, sono state le mie battaglie, ma bisogna stare attenti che in questo momento di grave crisi economica i diritti non è sempre, cioè bisogna rivederli, cioè per dare un esempio, asilo e nido, giustamente l'asilo e nido bisogna moltiplicarli, sono d'accordo con Emma Bonino eccetera eccetera, però questo è possibile, per dire un esempio, quando nel momento stesso che chi ha possibilità paghi la retta totale. Le famiglie che hanno possibilità devono pagare la retta totale. Ora come ora. Le famiglie, cioè io prendo per esempio Mussari, se ha un figlio, non so nemmeno se ha un figlio, che è presidente dell'ABI a Siena, lui paga la metà per, se volesse mandare eventualmente il suo figlio all'asilo nido. E questo non è giusto, perché non ci possiamo permettere questo, perché dobbiamo fare in modo tale che il welfare sia effettivamente, aiuti effettivamente i più poveri, e chi invece si può permettere, chi ha le risorse finanziarie, le famiglie, è giusto che possa avere un posto dove mandare il proprio figlio all'asilo, giustamente, ma paga la retta veramente effettiva e non la metà o un terzo. Cioè, sarebbe bello, io la vorrei gratuita per tutti se fosse possibile. Ma questo signore in base a quale principio pagherebbe la metà? Secondo la dichiarazione dei redditi, che ovviamente c'è la questione dell'evasione fiscale, io lo so che c'è anche questa questione qua che si intreccia, dopodiché io questo lo capisco, lo capisco questo, però direi che non questo non ci deve evitare questa riforma, è al limite vedere se ci siano dei metodi per poter effettivamente sapere quanto, cioè a un certo punto nel comune di Siena uno arriva con la Ferrari, sta in una bellissima villa con piscina e scopri che la dichiarazione è molto bassa, qualche dubbio ti può sorgere, poi dopodiché non è sicuro perché può darsi chissà gliela regalata, eccetera, però qualche dubbio a verificare.
Certo, quindi diciamo un invito insomma anche alle varie ispezioni della finanza. Rapidamente, un'ultima cosa, tu hai un ruolo anche diciamo di visibilità, anche politico. Un'idea sul futuro dei radicali per quanto riguarda il prossimo appuntamento elettorale? Questo è un ternellotto come domanda. Io la vedo una cosa molto difficile, la vedo molto difficile. Io credo che i radicali, come ho già detto nel mio intervento, siano gli unici, ma non per così credibili, di poter essere un'alternanza. Però la vedo molto difficile e credo che questo è possibile. Ah, ecco quell'altro tema, qui mi ricollego all'altra cosa, il referendum. A me piacerebbe, cioè questo referendum potrebbe essere anche un motivo che ci possa aiutare poi dopo avere una presenza elettorale, ecco, da soli o eventualmente, cioè proprio a lista, poi in alleanza. A me piacerebbe un'alleanza. Cioè un pacchetto referendario proposto, mi pare, da Sederini, sono cinque, un pacchetto di cinque referendum. Esatto, uno sull'abolizione del valore legale, sull'antiproibizionismo, ora non mi ricordo bene, sull'unione di fatto, eccetera, ma non mi ricordo. E questo potrebbe essere un modo per aiutarci nella nostra campagna elettorale, come fondo fu quel pacchetto referendario del 2000. Io devo essere sincera, lo vedo molto un terno al lotto, non saprei cosa dirti. Cioè, sinceramente, mi sta molto pensiero, ecco, le prossime 2013. Allora, se non sai come andrà, qualche, diciamo, tuo augurio? Allora, il mio augurio sarebbe che noi ci si potesse presentare da soli, eventualmente con un'alleanza, possibilmente con un'alleanza che abbia un programma, non dico un grande programma, ma almeno decente, cosa che non, ma decente nel senso non solo di programma, di capacità poi di attuarlo, perché una cosa è riuscire a fare il programma, che uno al limite ci possono anche riuscirci, il problema è la credibilità di poterlo attuare, e questo mi non lo so, ecco. Quasi quasi la rimando a te la domanda, tu cosa come la vedi? No, ma io questo qua ho il ruolo da intervistatore, quindi non è... Va bene, comunque sì, mandiamo un augurio a questo partito e vediamo un pochino. Speriamo. Quello che succederà. D'accordo. Grazie ancora Giulia, grazie.